Ciao ragazzi, per appena potuto essere con voi e oggi faremo un unboxing o la reviews di o la recensione di Drago di Goku base model kit più grande di 30 cm della Master Grade di Dragon Ball Z. Qui possiamo vedere un suo lato della box che fa vedere un po' di istruzioni e tutto. Qui è bianco, invece da questa parte è così. Si vede lo stand, la figure in molte altre posizioni e altro. Ora andiamo a vedere, ma no, action figure. Tutto quello che vedete qui è formato da griglie. Quindi è costruito, ma non preoccupatevi perché nel fascicolo ogni griglia ha una lettera. Tipo una griglia con quei pezzi si chiama B, un'altra C e poi viceversa. E poi no, viceversa, poi altri nomi. E praticamente con questi nomi potete fare più fa tipo. Quando nelle istruzioni, tipo questo pezzo è della parte G, e qui quindi è più facile. Gli accessori che viene, una faccia urlante. Purtroppo qui potevo fare le calcomanie oppure gli adesivi, però mi sono rotti, quindi ho fatto così. Faccia urlante e due mani a Kamehameha, così. Vi faccio vedere la faccia urlante su questo Goku. Questa è la faccia normale che metto io. Ovviamente gli occhi si potevano mettere in direzioni diverse. Vedete? E poi c'era anche lo stand. C'è anche lo stand che sta Goku ora. Potevano mettere anche sticker diversi alle magliette. Ho messo questo, è quello del maestro. Ed è di Reccaio. Vedete? Qui dietro. Col di Reccaio. Vediamo una section figure, qui c'è il volto, la maglietta, le braccia, la cintura come quelle vecchie e gli stivali, che questi sono adesivi e questa è gomma. Andiamo a vedere le articolazioni, la testa può andare molto in... Scusate, la testa può andare molto in su e anche molto in giù. Le braccia si possono aprire fino a qui, possono andare fino a 360 gradi. Una chicca di questo prodotto è che il braccio si muove così, è come se il muscolo esce, quindi è molto figo. La mano si può muovere così, si può anche cambiare. Il busto può andare così, le gambe si muovono così, si aprono. L'articolazione qui al ginocchio. Questo può girare. Lo si va su, in giù, fa questo movimento così. E la punta del piede si muove. Allora ragazzi, molto figo come model kit, ve lo consiglio però di trovarlo a prezzi sotto i 50 euro perché non ne vale 50 euro. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video e Goku vi saluta e Peppe Nappa sempre con voi. Ciao ragazzi.